Ciao ragazzi, altro video tutto tech. Questa volta vi facciamo vedere, come avevamo detto l'altra volta, come è semplice installare il prodotto Safe OnePlus, tant'è che vi faremo dimostrare questa cosa da una ragazza di 14 anni ed una signora che ha un po' più di 14 anni, diciamo. Ma intanto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Ma non perdiamoci in chiacchiere e guardiamo le immagini. Ma prima di tutto questo, lanciamo la nostra sigla! Ci è venuto in mente che, oltre a noi, era giusto farlo provare anche a persone di età diversa. Vi presento mia figlia, ha 13 Ciao. Anni, ed è... come ti chiami? Gaia. Ok, adesso Gaia ci farà vedere come configurare il Safe OnePlus e vedremo se riscontra delle difficoltà o è veramente così semplice da poter configurare e utilizzare. Prego. Senza trucco e senza inganno, consegniamo solo il dispositivo e le istruzioni. Allora, diciamo che la società ci ha inviato 3 prodotti e noi approfittiamo di questa cortesia che ci è stata fatta per farlo testare a mia figlia e poi andremo a farlo testare a nostra madre. Allora, per prima cosa ho letto che dobbiamo scaricare l'app di SafeLink, quindi questa qua, e adesso la apriamo. Ho tenuto premuto per qualche secondo il tasto qua rosso e ha fatto il lampeggio verde. Adesso mi è comparso un messaggio con su scritto: vuoi consentire a SafeLink di utilizzare la tua posizione? Consenti quando usi la... Quindi vorrebbe inviarti delle notifiche, consenti. Qui mi chiede di connettere il Bluetooth con il cellulare, con questo dispositivo. Quindi andiamo nelle impostazioni. Appena ho cliccato Safe OnePlus, ha fatto questo beep. Deve fare un aggiornamento. E infatti è connesso. È venuta la notifica qua in verde che è scritto connesso. Adesso facciamo back. È pronto all'uso. Allora, secondo me questo dispositivo è molto utile perché lo posso usare anche io, magari. Cioè, vabbè, anche se non ho la macchina, le motorine e tutto, è comunque utile perché fai così, o zoomi, ti rintraccia tutti gli autovelox possibili nella tua zona. Comunque secondo me è molto utile perché magari non lo vedi e almeno ti avvisa. Quindi... Come hai trovato, Gaia, la configurazione? È stata semplice, difficile? Molto semplice, possono farla tutti. Intuitiva? Sì. Perfetto. Grazie, Gaia! Prego. Siamo qui a casa dei nostri genitori. Vi presento mia mamma. Buongiorno a tutti, sono Enza. E adesso ci provo io a installare questo prodotto. Allora, mamma, sì. Questo è il prodotto nuovo. E adesso passiamo alla configurazione. Pronta? Sì. Iniziamo. Allora, per prima cosa devo scaricare l'applicazione. Allora, adesso entro nel Play Store, scarico l'applicazione e poi vediamo come funziona. Allora, mentre si scarica l'applicazione, tengo premuto il tasto rosso. Ok, è pronto. Okay, abbiamo aperto l'applicazione. Adesso c'è continua. Vai. Su questa videata faccio sì, accetto i termini e continuo. Poi dai permesso alla localizzazione. Ecco, in questo caso consento solo mentre uso l'app. Ignora l'ottimizzazione della batteria. Sì. Consenti. Marco, adesso ci chiede di fare l'abbinamento con il dispositivo. Vuoi farlo adesso? Sì. È apparso in questo momento. Ok. Si è accoppiato, ha fatto un lampeggio e poi ha fatto un beep. Mi sembra molto molto utile e ringrazio tanto questo dispositivo. Allora, a parte mia madre un po' con l'inglese. Scaricare l'app SafeLink. No. Ok, con l'inglese siamo un po' così così. Però c'è scritto, quindi la cerca e siamo a posto. Ma per quanto riguarda il resto, come avete visto, è molto semplice, basta seguire le indicazioni e Safe OnePlus farà tutto il resto. Quindi ragazzi, aspettiamo settembre con ansia, ci saranno delle novità e probabilmente, vi faccio uno spoilerino, ci saranno dei buoni sconto per un tot di persone che vorranno fare l'acquisto direttamente su Amazon.
e quindi ci risentiremo verso settembre con questo prodotto per potervi dare maggiori informazioni per quanto riguarda i codici sconto. Per questo video è tutto, ragazzi, al prossimo. Ciao!